Buongiorno, al termine di questo primo Consiglio dei Ministri operativo che, con decisioni che il Governo ha svolto mi preme innanzitutto dare notizia delle eh, decisioni che abbiamo, che abbiamo preso, che abbiamo assunto. Eh, le la decisione più importante ovviamente è quella del testo del decreto legge che presenteremo eh, alle Camere nei tempi più rapidi possibili. Il provvedimento è un provvedimento urgente, come sapete, che dà le prime risposte, dà alcune prime risposte che riguardano innanzitutto le famiglie, le imprese e i lavoratori, tenendo conto del fatto che l'azione del Governo si inserisce dentro un'azione che è di fatto già cominciata con l'intervento che il precedente Governo aveva fatto sulla questione dei debiti della pubblica amministrazione. Oggi noi interveniamo con eh, un intervento urgente che come primo intervento sospende eh, la rata eh, dell'Imu che le famiglie italiane devono pagare, dovrebbero pagare a giugno, che non devono eh, più pagare a giugno e si dà un tempo fino al 31 di agosto, tempo entro il quale il eh, Governo e la maggioranza che lo sostiene faranno la riforma dell'Imu. Quindi la questione che ci riguarda è una questione in cui eh, con grande nettezza abbiamo eh, preso conseguenza, diamo conseguenza alla, a, al discorso che in Parlamento abbiamo eh, fatto e sul quale c'è stato il eh, voto di fiducia eh, delle Camere. Sospesa la rata, la rata non si paga, entro il 31 agosto eh, verrà appunto, approvata la riforma. Vedrete nel testo del decreto il perimetro che noi abbiamo voluto indicare, che riguarda per l'appunto eh, la sospensione della rata, è un perimetro che toglie da questo tema ovviamente tutte le categorie che hanno a che vedere con gli immobili di pregio, le abitazioni eh, signorili, secondo fattispecie che sono eh, specificamente eh, indicate, che esclude anche terreni agricoli e fabbricati eh, rurali e quindi costituisce un perimetro che ci consente nei prossimi 100 giorni di fare la riforma eh, dell'Imu. A questo aggiungo che dentro il testo troverete un messaggio, un segno molto forte di attenzione al mondo delle imprese sul tema dell'Imu perché nel testo si indica, tra le priorità della riforma stessa, eh, la previsione di forme di deducibilità dell'imposta pagata su immobili eh, che servono per le attività produttive. Quindi è un eh, primo messaggio molto forte che vogliamo dare al mondo delle imprese in una logica di eh, rilancio. Accanto a questo, e quindi con il termine che abbiamo indicato, in questi 100 giorni la riforma eh, dell'Imu, secondo gli impegni che ci eravamo presi, accanto a questo il secondo grande intervento di questo decreto, come avevamo annunciato, è un intervento di rifinanziamento della Cassa Integrazione. Voi sapete che la Cassa Integrazione per questo anno 2013 era, secondo la legge 92, finanziata per un miliardo di euro circa. Eh, noi, questi soldi sono finiti, sono finiti nelle settimane scorse, c'è una eh, esigenza fortissima che le regioni, le imprese, i sindacati hanno posto al governo. Noi facciamo un intervento qui di rifinanziamento per un altro miliardo di euro, cifra tonda, eh, della cassa integrazione che, consente, che ci consente di avvicinarsi al eh, fabbisogno che immaginiamo per quest'anno 2013 sul, su questo tema. Dentro questa parte che riguarda la cassa integrazione eh, ci sono eh, alcuni passaggi che io ritengo molto importanti. C'è un passaggio, lo vedrete all'articolo 3 del comma 4 del provvedimento, eh, che sblocca e fa ripartire la logica dei contratti di solidarietà i contratti di solidarietà sappiamo che sono un altro degli strumenti importanti per venire incontro alle imprese e ai lavoratori in difficoltà rappresenta sicuramente un passaggio importante e sempre in termini di lavoro si scongiura in questo caso cassa integrazione si scongiurano diciamo, strumenti che avrebbero creato eh, grande difficoltà a molti lavoratori nel senso che al comma 4 dell'articolo 4 sempre viene spostato al 31 dicembre 2013 il termine che riguardava i cosiddetti precari della pubblica eh, amministrazione, termine che invece sarebbe stato il 31 luglio del 2013 e che avrebbe rappresentato che per moltissimi lavoratori eh, nel settore della pubblica amministrazione una oggettiva e molto forte difficoltà rispetto al tempo così complesso che stiamo vivendo. Come avevamo già annunciato nel discorso alle Camere, il primo atto che il governo fa attraverso questo decreto legge è un atto che sceglie la riduzione dei costi della politica come primo messaggio forte che diamo al Paese. E in questo caso non è una riduzione dei costi della politica che riguarda altri, ma è una riduzione dei costi della politica che riguarda noi, nel senso che la legislazione vigente oggi fa sì che i parlamentari, che sono anche ministri, viceministri e sottosegretari, allo stipendio di parlamentare sommano uno stipendio di ministro, di viceministro o di sottosegretario. Con il decreto legge che abbiamo eh, oggi approvato, questo stipendio viene eliminato, quindi viene eliminato lo stipendio di ministri, sottosegretari e viceministri, perché riteniamo che non sarebbe stato sufficiente una semplice rinuncia da parte di ognuno di noi singolarmente. Questo è un intervento strutturale che riguarda anche il futuro. Il parlamentare che svolge la funzione di Ministro deve sapere che gli deve bastare lo stipendio di parlamentare. Punto. E non ha senso la previsione di un ulteriore stipendio da Ministro, Sottosegretario o vice, Viceministro. E ritengo, riteniamo, che questo sia un punto eh, sicuramente molto importante. Il Governo quindi vuole dare attraverso questo intervento un messaggio molto, molto forte. Le coperture di questo intervento sono coperture eh, che hanno a che fare naturalmente sulla questione dell'Imu, si tratta di coperture che servono a gestire la vicenda degli interessi e soprattutto del rapporto con i comuni che sono messi in salvaguardia per la questione del mancato gettito che riguarda la, il 2000, la, la rata di giugno e oltretutto i comuni eh, in una logica che rispetta le aliquote che i comuni avevano messo. Come sapete ogni comune era stato libero di decidere l'aliquota e noi rispettiamo le aliquote che abbiamo messo e non creiamo una condizione invece eh, che blocca in una media ma, eh, la libertà dei comuni in questo senso. Ci è sembrato essere un punto eh, essenziale e fondamentale. Aggiungo sulle coperture che ovviamente riguardano soprattutto su questo decreto la parte che ha a che fare con la cassa integrazione. Vedrete, vedrete il testo con tutti gli elementi. Le coperture del eh, miliardo di euro sono coperture che hanno a che fare eh, in un caso, mi eh, preme citarlo, con una copertura presa da una voce di bilancio che ha a che fare con il tema del lavoro, in particolare è una parte dei fondi per la produttività, fondi per la produttività lo voglio sottolineare che a legislazione vigente e per la situazione attuale del nostro bilancio quest'anno 2013 non si sarebbe potuto utilizzarli e vengono quindi usati come copertura temporanea con l'impegno scritto specificamente nella relazione del decreto a rimettere queste risorse sul tema della produttività, che rappresenta un obiettivo fondamentale per la politica economica del Governo, nel momento nel quale faremo e rifaremo l'operazione complessiva. Aggiungo, poi alla fine il Ministro Bonino farà una parte nella quale. Eh, aggiungeremo il resoconto della parte di Consiglio dei Ministri al, nella quale abbiamo chiesto al Ministro Bonino di presentare il suo programma eh, sulla, eh, sulle linee essenziali di politica estera che il Governo vorrà eh, sviluppare. Voglio aggiungere qui il resto, lo troverete poi nel comunicato stampa, ma in particolare due eh, scelte, due nomine che il Governo oggi ha fatto. La prima, il Governo ha deciso la nomina di Daniele Franco come nuovo ragioniere generale dello Stato e mi preme qui sottolineare con grandissima forza da parte di tutto il Consiglio, tutto il Consiglio dei Ministri, ma fatemi dire anche da parte mia personale e sicuramente da parte del Ministro Saccomanni, un apprezzamento e un ringraziamento molto sentito. Al eh, precedente eh, Ragioniere Generale dello Stato Mario Canzio, col quale abbiamo avuto modo eh, di lavorare sia in questi giorni sia eh, nel passato, un ringraziamento non formale ma molto, molto sentito per, i suoi, eh, per il suo impegno, il rigore, l'attenzione con la quale ha sempre servito sia negli otto anni da Ragioniere Generale dello Stato sia in tutto il suo lavoro precedente è un segno per me. Eh, molto importante che voglio rimarcare con grande nettezza. E infine aggiungo che il Consiglio dei Ministri ha nominato eh, il sottosegretario di Stato con delega eh, ai servizi segreti il senatore Marco Minniti. Mi fermo qui. Vi chiedo se ci sono domande eh, rispetto a questi punti. Alle domande ovviamente risponderò io e poi risponderanno i ministri che sono qui presenti eh, al tavolo. Ci sono domande? Buongiorno Paola Buongiorno. Motta, SkyTG24, eh, faccio la domanda a lei ma è, è anche per il ministro dell'economia in assenza di una prospettiva di medio termine eh, rispetto alla soluzione eh, dell'IMU soprattutto in assenza di una prospettiva certa per i cittadini le chiedo quale ritenga essere l'impatto sull'economia di una sospensione dell'IMU seconda domanda eh, ad entrambi eh, siamo in presenza di un prodotto interno lordo in caduta libera e un debito pubblico in aumento. Abbiamo anche delle eh, promesse elettorali molto forti. Le chiedo, eh, Presidente, se anche a fine maggio l'Unione Europea decidesse per la chiusura della procedura nei confronti del nostro Paese di deficit eccessivo, ritiene concretamente eh, eh, sostenibili o sostenibile un alleggerimento nella disciplina di finanza? Grazie. La mia risposta, poi parleranno eh, il Ministro dell'Economia e anche il vicepresidente su questo tema. La mia risposta è questa. Eh, questo intervento è un intervento che ci dà 100 giorni di tempo per articolare la riforma dell'Imo. La riforma dell'Imo è fondamentale perché come è stato detto nel discorso che ha ottenuto la fiducia alle Camere, il nostro paese ha bisogno di segnali di fiducia, di attenzione alle famiglie, di calo della pressione fiscale sulle famiglie. Ma il nostro paese ha anche bisogno di uno stimolo all'economia reale. E no, economia reale vuol dire, l'abbiamo visto nei dati che sono usciti l'altro giorno, che il mercato dell'edilizia in Italia è crollato e il mercato dell'edilizia nel nostro paese è uno dei volani eh, fondamentali della nostra economia. Quindi noi contiamo con un intervento che ovviamente sarà un intervento che nei 100 giorni svilupperemo, quindi non mi aspetto che l'effetto sarà legato a questo decreto. Questo decreto crea la cornice perché ci siano i 100 giorni di tempo per fare la riforma. La riforma sarà una riforma fatta con coperture certe e nell'ambito degli impegni di bilancio che abbiamo preso con Bruxelles. Sarà una riforma che invece alleggerirà il peso sulle famiglie aiuterà l'edilizia, avrà altri temi che hanno a che vedere con il capitolo della casa, come abbiamo detto e citato e credo che questo eh, sicuramente aiuterà eh, l'economia del nostro paese, siamo convinti che sia eh, uno strumento molto importante. Per quanto riguarda il rapporto con Bruxelles, noi siamo fiduciosi che eh, l'Unione Europea colga tutti gli sforzi che l'Italia sta facendo per rimanere virtuosa, per rimanere dentro gli impegni che l'Italia si è preso. E noi siamo orgogliosi di poter dire che questi impegni sono impegni di un Paese che, avendo un pesantissimo debito pubblico che il passato ci ha caricato sulle spalle, non vuole fare debiti per il. Futuro. Non vuole scaricare sulle giovani generazioni debiti come purtroppo le generazioni precedenti hanno fatto sulle nostre generazioni. Quindi le scelte che faremo saranno dentro quegli orizzonti, ma sono scelte che saranno molto marcatamente pro crescita, con grande attenzione alle questioni dell'occupazione e ovviamente il grande sforzo che metteremo in campo sarà attorno alla politica europea. Voi come sapete il 27 di giugno un Consiglio europeo molto importante affronterà il tema del futuro dell'Europa e stiamo lavorando con grandissimo impegno con tutti i ministri coinvolti, qui ce ne sono alcuni di questi, il ministro degli esteri Bonino, il ministro dell'economia eh, Sacco Manni, ma la questione riguarda ovviamente il ministro degli affari europei, tutti gli altri ministri coinvolti, lo sforzo che stiamo facendo è perché il Consiglio europeo di giugno sia un consiglio europeo dal quale esce una linea europea nuova, diversa, più attenta ai temi della crescita e più attenta ai temi dell'occupazione, sapendo che questo non è contraddittorio col tenere i conti a posto. Vogliamo tenere i conti a posto e crediamo che tenere i conti a posto sia la base per fare poi la crescita. Grazie. Grazie al presidente e... Io non, non esprimo grande soddisfazione per il Consiglio dei Ministri perché la mia soddisfazione è grandissima. Eh, lo dico perché la prima palla del Governo è andata in gol. La prima palla di questo Governo è andata in gol. Consiglio dei Ministri, IMU, Cassa Integrazione e chi vuol fare il Ministro ed è già parlamentare lo fa gratis. Mi sembra. Come ha detto poc'anzi il Presidente Enrico Letta, un risultato di straordinaria importanza. Abbinato a un altro risultato di straordinaria importanza, che la palla è andata in gol e il Consiglio dei Ministri ha stabilito quale sia il novantesimo minuto della partita, e cioè il 31 agosto. Noi abbiamo realizzato eh, un'azione a favore dei lavoratori in difficoltà. Abbiamo realizzato un'azione a favore della famiglia e a favore delle imprese. A proposito di quanto diceva eh, poc'anzi il eh, Presidente Letta sulle imprese, tenete conto che l'azione fatta sulla eh, deducibilità relativa agli immobili utilizzati eh, per attività produttive introduce un principio presente in tante legislazioni fiscali europee e che di fatto apre un varco nuovo nel rapporto tra il cittadino e il contribuente, perché afferma che se tu utilizzi un immobile per produrre e già paghi le tasse sulla produzione, cioè le tasse su quanto hai realizzato con quell'immobile, poi non ripaghi pienamente la tassa su quell'immobile, ma la puoi dedurre dal reddito. È un principio moderno, europeo e straordinariamente importante. Del provvedimento sull'IMU fanno parte i fabbricati e i terreni agricoli e credo davvero che eh, sia anche una boccata d'ossigeno per, eh, per gli agricoltori. Eh, penso anche che il governo è davvero incamminato sulla, sulla buona strada, perché il superamento dell'IMU, che è esattamente quanto detto in Parlamento al momento della fiducia, è un obiettivo veramente a portata di mano ed è un obiettivo che darà una importante boccata d'ossigeno eh, alle nostre famiglie e per le parti relative alle imprese anche eh, alle imprese. Vorrei anche eh, dire una cosa per eh, gli osservatori eh, più puntuti, eh, quando leggerete le coperture vi accorgerete che si tratta di coperture a 100% tagli, cioè per coprire quanto è stato fatto in termini di scelte che implicano un costo per eh, lo Stato, non è stato coperto mettendo le tasse da un'altra parte. Cioè è una scelta del Governo il cui mix è il seguente: 100% tagli, 0% nuove tasse. Scusate se è poco. Ultima eh, considerazione eh, fuori eh, tema, ma eh, essendo una cosa abbastanza... Positiva e in coincidenza con un consiglio dei ministri ho il piacere di dirlo e cioè la squadra mobile della questura di Napoli ha arrestato a Napoli appunto Luigi Galletto alias un fermiere eh, che era ed è un affiliato al clan Contini e quindi continua l'azione dello Stato che vince contro l'antistato. Continua l'azione eh, della... Forza pubblica che vince contro la criminalità organizzata. Si trattava eh, di un importante latitante che teneva il libro mastro degli stipendi da pagare ai latitanti e quindi eh, veramente un eh, bel risultato sul fronte della lotta alla criminalità organizzata per, per tutto il nostro Paese. Grazie. Ma volevo solo rispondere a, alla domanda riguardante. La, la crescita economica. Io credo che le stime che vengono fatte dalle principali organizzazioni internazionali, compresa la, la BCE e la Commissione europea, eh, prevedono un profilo di crescita nel corso eh, di quest'anno, verso, verso il terzo o quarto trimestre e di ripresa l'anno prossimo. Non, eh, non c'è nulla diciamo, che di quelle cose che stanno succedendo oggi che eh, altera questa previsione, anzi direi che l'iniziativa che è stata presa di eh, utilizzare 0,5 punti di PIL per il rimborso dei debiti della pubblica amministrazione, che ho già cominciato a, a, a erogare l'altro giorno, svolgerà un'attività importante di emissione di liquidità e di sostegno all'economia. Molte delle stime che abbiamo visto in questi mesi non tengono conto dell'impatto di queste misure. Quindi diciamo, le misure che sono state decise oggi con le misure che sono state prese diciamo, <coughs> nei giorni scorsi, ma che il Parlamento ha approvato recentemente sono un insieme complessivo di misure che va a sostegno dell'attività economica. Inoltre, diciamo, questo tipo di eh, manovra, congegnata in questo modo, che è neutrale rispetto ai saldi eh, di bilancio co concordati a livello europeo, eh, consentirà di guardare con ottimismo alla prospettiva di chiusura della procedura di disavanzo eccessivo, che sarà un ulteriore fattore come dire, di eh, allentamento delle tensioni, soprattutto sui mercati finanziari, aprendo nuovi spazi per erogazione del credito all'economia. Quindi questo è il contesto in cui queste misure di oggi si inseriscono e che va visto nella sua interezza. Un'altra domanda? Prego sono Bianca Di Giovanni dell'Unità io volevo dei chiarimenti numerici anche di perimetri dunque prima di tutto avevo capito da quello che aveva detto il Presidente che i fabbricati rurali erano esclusi dall'Imu invece poi eh, il Ministro ha detto che sono inclusi quindi volevo capire bene e volevo capire se gli, eh, gli immobili, gli ACP eh, sono inclusi in questa sospensione quanto costa l'operazione e complessiva dell'IMU e se la deducibilità eh, dei beni strumentali è eh, soltanto un impegno per il futuro già in vigore, questo per quanto riguarda l'IMU. Mentre invece sulla CIG volevo sapere eh, quanto viene preso dal Fondo per la produttività e se c'è anche tra le coperture eh, il contributo per la formazione. Grazie, eh, vai, fai prima sì. poi. Sì, no, gli immobili delle cooperative edilizie destinati ad abitazione principale e agli alloggi assegnati dagli ACP sono compresi nel, 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 nel blocco, anche i terreni agricoli fabbricati rurali e oltre all'abitazione principale sono solo escluse, come diceva il Presidente, le abitazioni signorili, le ville e i castelli. Quindi diciamo, da questo punto di vista questo copre diciamo, un 50% del, del gettito, del gettito dell'Imu, a fronte del quale ci sarà l'autorizzazione la, ai comuni ad accrescere le eh, anticipazioni di tesoreria e il costo di queste anticipazioni sarà a carico dello Stato con, eh, utilizzando fondi di pertinenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e anche... Diciamo, il eh, ricavato del, del, del eh, dell'eliminazione degli, degli stipendi ai ministri, quindi questo per quanto riguarda, riguarda LIMO. L'impegno per quanto riguarda la deducibilità è un impegno che si inquadra nel progetto di riforma futuro, però diciamo, è stato un elemento eh, che, di, di riequilibrio per indicare che c'è una precisa direzione di eh, intervento per quanto riguarda questo settore, come dicevano appunto il Presidente e il Vicepresidente Alfano, di come dire, alleggerire il carico fiscale sulle imprese che producono e che quindi danno anche un sostegno all'occupazione. Sì, per ciò che riguarda la produttività al momento in bilancio complessivamente c'erano circa 500 milioni che però verranno erogati nel 2014 a valere sugli accordi del 2013. Quindi quello che il governo ha deciso è di prendere una parte temporaneamente 250 milioni di questo fondo da reintegrare in tempo per fare poi decreti per realizzare tutti gli sgravi che le parti sociali realizzeranno attraverso accordi nel corso dell'anno. Quindi in realtà è una copertura di cassa temporanea e non ha nessun effetto sulla per fortuna crescente numero, sul crescente numero di accordi che si stanno Firmando in questo periodo. Invece sulla formazione sono 246 milioni di euro. Ma d'altra parte già la norma precedente prevedeva che esattamente per queste finalità si potesse ricorrere a questo fondo. Questo vuol dire che su un miliardo complessivo, di fatto, per ciò che riguarda il lavoro, è solo un quarto che viene preso. Vorrei anche sottolineare con l'occasione questo. Eh, rifinanziamento dei contratti di solidarietà che era stato tra l'altro ehm, richiesto in Parlamento proprio nei giorni scorsi è un punto importante perché consente di distribuire diversamente il carico che viene dalla riduzione del livello di attività produttiva tenendo i lavoratori in ogni caso attivi. Questo è un elemento particolarmente importante per evitare il depauperamento del capitale umano durante queste crisi. Chiederei allora al Ministro Bonino se vuole aggiungere la sua parte. Sì, molto brevemente. Ehm, nella relazione oggi e dopo l'audizione e il dibattito già avuto con il Parlamento, nelle linee guida ho ribadito l'obiettivo convergente e coerente con quelli che sono gli obiettivi del Governo, cioè il rilancio complessivo del Paese eh, attraverso azioni bilaterali e con un rilancio anche della prospettiva politica dell'Europa. Quindi da una parte tutto la, quello che io ho chiamato la diplomazia della crescita e che è un potenziamento, una valorizzazione delle attività che sono tipiche della farnesina ma vengono sempre meno eh, viste, nel senso che le crisi sono più visibili dell'internazionalizzazione delle imprese piuttosto che del rilancio di tutta la parte cultura per esempio, in vista anche di un obiettivo e l'Italia funziona quando c'è un obiettivo, nel senso che almeno ci si mette a correre e che il punto di caduta è l'Expo. Non torno sulle vicende travagliate, dico semplicemente che manca poco più di un anno e mezzo e che questo potenziamento ha perlomeno una data di caduta. Su questo evidentemente e coerentemente tutta la politica europea, in cui per esempio di proprio oggi Atto con una certa prendiamo atto con una certa soddisfazione che anche la posizione francese comincia oggi ad essere una posizione per l'Europa politica con un'elaborazione eh, di Hollande che io credo eh, eh, debba essere tenuta in considerazione e debba essere esplorata. C'è poi tutta una terza parte che conoscete meglio della Farnesina, che è la parte delle crisi. Su cui non elaboro oggi, ma l'avete eh, nelle cronache di tutti i giorni, dalla Libia alla Siria eh, al Mali, eh, e queste sono le ho eh, illustrate. Diciamo, alla, la, la, la cosa forse più eh, speranzosa è questa riunione convocata da Amman il 22 sera eh, sulla questione siriana. In cui probabilmente c'è da sperare che l'apertura russa in una soluzione diplomatica di questo grande dramma eh, si materializzi, e quindi, si materializzi e quindi eh, forse c'è un elemento diciamo, che ci porta a sperare in questo senso. Questi sono un po' i tre grandi eh, capitoli diciamo, dell'impegno della Farnesina, a cui si aggiunge quello. Eh, della cooperazione allo sviluppo che anche qui deve avere un obiettivo umanitario per le crisi d'emergenza, ma anche un obiettivo di come si dice appunto cooperazione allo sviluppo che nel 2013 deve avere qualche caratteristica, forse non esattamente quella del 1987 quando fu fatta la legge. Ecco, forse è cambiato qualcosa. Diciamo. Bene, grazie. grazie. grazie a tutti. No, no, mentre. mentre... Non aggiungiamo. Volevo aggiungervi solamente che, comunicato ufficiale a parte, nel pomeriggio contiamo di fornirvi anche graficamente qualche dettaglio sulle coperture dei provvedimenti odierni. Grazie a tutti e buon lavoro.